Ed eccoci, amici di Mondo TV, ecco, lo vedo posizionato direttamente dalla capitale, Alessio, detto il Moro, Buonasera. ormai Io hai cambiato cognome praticamente. non c'ero più, non ho più un cognome Cioè, un epiteto, ecco, proprio io. Ho dato. cambiato anche l'anagrafe, l'ho cambiato. Come stai? Tutto bene? Abbastanza bene, sì, dai, sono solide, tutto bene. Tutto bene. Non mi posso lamentare. Allora, Ale, ovviamente parto col parlare del tuo ultimo percorso all'interno del programma e veniamo direttamente al giorno della scelta, tanto diciamo è stato, no, un epilogo abbastanza tosto, ecco. E noi telespettatori l'abbiamo già visto, ovviamente nei giorni scorsi, e quindi vado al momento della scelta, ecco. Ad oggi, quali emozioni porti? Di quel frangente, come hai preso il fatto di non essere la scelta? No, ma io come ho già detto, insomma, bene o male, chi mi ha chiesto per, diciamo, circostanze magari o d'amicizia o anche lavorative, come magari può essere stata la situazione dell'intervista che è uscita, sto abbastanza tranquillo comunque, sereno con me stesso, senza rimpianti, senza rimorsi e... Questo, cioè, alla fine è andata così, nel senso, dispiacere c'è perché è normale, però, come già ho detto più volte, ho un po' metabolizzato il tutto. Cioè, per me, ovviamente non era sicuro, perché poi la sicurezza di quello che può succedere non ce l'hai mai, no? È chiaro. Però, te dico al 90%, ma a un buon 80% ero sicuro che andasse così. Poi che comunque uno ci spera fino all'ultimo, siamo d'accordo. Però questo, io come ho detto, comunque sono abbastanza tranquillo, sereno, ho fatto tutto quello che volevo fare, quando l'ho sentito, quando pensavo fosse giusto e quando sentivo magari comunque che era quel qualcosa in più, quella parola in più, quel gesto in più, cioè non ho forzato nulla, capito? Va bene così, cioè, ormai è andata, quindi... C'era questa cosa, cioè diciamo, poi io parlo anche a nome del pubblico, cioè nel senso dei social, cioè molti pensavano comunque che tu per un certo senso te l'aspettassi, no? Poi, come hai detto anche nell'ultima esterna, che per te comunque tutto sommato è stata significativa, no? Ha simboleggiato comunque la fine di un percorso tra alti e bassi, tra mille discussioni, comunque Sì, porti quello è vero. sicuramente ricordo di lei, no? Ma sì, no, ma il fatto che cioè, che io me l'aspettassi è perché comunque nell'ultimo mese io ho, diciamo, un po' rimarcato quella che secondo me era una preferenza e quindi, cioè, sono stato io stesso nell'ultimo mese poi a rimarcare questa cosa. Per quanto riguarda il resto, sì, ma allora io già di mio comunque, cioè, sono una persona che tende molto a prendere sempre un po' il buono, no? Il bello delle situazioni, di quello che c'è stato, ma perché come ho già detto penso sia giusto così. Cioè comunque io ho fatto un percorso lì di 6 mesi e no, già di per sé comunque tu sei all'interno di un contesto dove sai che ci sono de delle cose che comunque ci devi mettere in conto che possono succedere. Ovviamente tra queste c'è il finale che potrebbe non essere quello che, insomma, che uno vorrebbe o quello in cui spera. E poi comunque io ho condiviso 6 mesi con una persona, quasi 7 mesi con una persona, grazie alla quale comunque, come ho già detto, sia mi sembra forse nell'ultima esterna o anche in un'intervista, sempre per quanto riguarda il magazine, io ho, diciamo, rimesso un pochettino me stesso al centro del mondo quando magari negli ultimi anni mi ero spostato un po' ai margini, capito? Per delle situazioni mie magari che avevo in testa e stavo attraversando. Quindi, oltre quello, poi c'è stata tutta quanta, insomma, una serie di altre cose. Cioè, comunque sono 6 mesi che tu hai condiviso con la persona, capito? Quindi non... Certo, non è come condividerli probabilmente al di fuori nella vita reale, su questo sono d'accordo, condividi molte meno cose, però per quello che è stato il percorso, cioè vedendolo un po', non te voglio dire egoisticamente, no? Però cerco di capire, di guardare in mano quello che comunque magari
dopo 6 mesi mi ritrovo anche per me stesso, e quindi in un certo senso è giusto che uno guarda pure quello che del bello c'è stato e insomma, lo tenga come ricordo e Beh, è cuore, stato nella anche testa, come pare. tuo di gesto, no? Perché non capita sempre che la tronista con l'anno scelta, insomma, ci faccia un ballo proprio il giorno della scelta, no? Quindi penso che anche per lei è stato un buon ricordo, no? Ma guarda, io ti dico, per quanto riguarda quel gesto, io onestamente, io poi sono un po' strano, cioè se quando parlo delle volte sembra sempre che tendo a sminuire magari le cose che dico o quello che faccio, ma non è quello, cioè io quando faccio quel gesto, cioè io sono stato contento di tutta, insomma, diciamo, sta, non so se si dice così, sta risonanza che ci ha avuto, no? Che comunque la gente ha apprezzato sta cosa, sia in studio che fuori. Cioè io quando mi alzo spontaneamente per abbracciare Lavinia, cioè, non lo faccio pensando che magari in quel momento sto fatto sto grande, cioè è stata una cosa veramente proprio spontanea, naturale, capito? Cioè, ho davanti una persona che comunque sta piangendo fiumi di lacrime davanti a me, che comunque mentre parlava io tenevo le mani su e sentivo, cioè tremava completamente, ok? Mi singhiozzo davanti, cioè. Che fai? Cioè, penso che non È c'erano altre umano, cose, direi capito? che è umano, no? E Proprio della poi, cioè, per me è stata una cosa, in un certo senso, che per un attimo ci sono pure un po' rimasto, che ci ha avuto tutta quanta sta, diciamo, sto, tra virgolette, fammi passare il termine, magari sto scalpore all'interno magari del pubblico, delle uomini e donne e tutto quanto, perché per me è stata talmente tanto una cosa, cioè, naturale e giusta e umana, che, cioè, io penso. Quello che ho detto, dico, vabbè, penso che al posto mio l'avrebbe fatto chiunque, però evidentemente non è così, Non capito? è. Cioè, non me la sentivo di fare magari il solito discorsetto, mette quattro parole in croce, magari pure mezze stizzite, abbracciarla, dagli il bacetto, andammene, capito? Perché ho pensato anche che in quel momento probabilmente lei magari un abbraccio da me lo voleva pure, ok? Perché magari penso che, non lo so. Magari si può sentire in colpa, infatti tant'è che lei mi ha chiesto scusa 2 o 3 volte e onestamente io ho detto non vedo il motivo per il quale tu mi stai chiedendo scusa, cioè alla fine non ti posso dire che è sbagliato se il tuo cuore ti porta da un'altra parte, capito? Sarebbe stato sbagliato nel momento in cui tu non fossi andato, il cuore ti diceva di andare, capito? Allora in quel caso le scuse ci potevano pure stare. Quindi, cioè, per me è stata una cosa normalissima. Poi, di per sé, poi io quando vedo piangere una persona già mi prende crepacuore. In più, che so che in quel momento lo sta facendo per me, conoscendole come è fatta, ho pensato che insomma potesse essere la cosa più giusta da fare, capito? Quindi, anche per cercare di fargli, cioè, pure per cercare di farle capire, no? Nel senso, non, cioè. Mi dispiace, perché ovviamente mi dispiace, però non mi stai ammazzando, capito? Non mi stai uccidendo, ma cioè, probabilmente l'avrei fatto pure, non lo so, che ti dico? Quello ho fatto e quello, cioè, mi sono sentito fare quello e quello ho fatto, capito? Hai fatto bene, sei stato Cioè, una non so persona. manco, cioè, perché non so neanche come Beh, spiegartelo, è perché è un stata gesto proprio che una cosa. penso che ci abbia bisogno di tante definizioni, no? Cioè, è stata una cosa pura Cioè, e semplice. capito, non, cioè, è stata proprio una cosa naturale. L'ho vista così, è una persona che comunque io voglio un bene dell'anima, stava così a pezzi, cioè, l'ho sentita proprio la difficoltà. E quindi ho detto, boh, lì di getto, ho detto alla linea, sicuramente, cioè, penso che lo voglia un abbraccio da parte mia, perché in quel momento penso che, insomma, ero l'unico, no? E quindi così. Ad oggi che cosa auguri alla coppia? Premettendo che tra te e l'altro Alessio, no, io te l'ho sempre detto anche in privato, ho apprezzato molto, commentando da parecchi anni, insomma, i vari percorsi, che tra voi è ovvio quel minimo di competizione perché avete corteggiato comunque una Beh, stessa persona, normale. però c'è stato sempre rispetto, ci sono state battute, educazione, comunque c'è stata. Questo è quello che anche il pubblico ha apprezzato. Come li vedi ad oggi? Vabbè, ma che insomma le battute o le frecciatine ci sono state e ci siano, penso sia anche abbastanza normale. E poi, diciamo, di personale lì dentro, almeno nei miei 2 casi, sia in precedenza con Luca e quello adesso con Alessio.
personale non c'è stato niente, è stata pure detta sta cosa in studio tra me e Luca quando Luca mi ha fatto in bocca al lupo. Però è normale che un pochettino sta cosa ci sia, perché comunque se accorteggiasse questa persona, in teoria, se volessi portato fuori, quindi è pure normale, no? Ok. Ma io anche questa come cosa l'ho detta, io alla fine oggi ho augurato cioè, il meglio ovviamente a loro due, perché insomma mi auguro che possano essere felici loro due insieme, che insomma riescano un po' a ovviamente arrivare, cioè entrati oggi all'interno della vita reale, poi è un po' una prova del 9 e io questa è una cosa che so bene, quindi so che no, beh, è difficile ovviamente arriva adesso, no? Arriva adesso perché comunque una volta che esci fuori devi cercare di fondere la vita tua con quella dell'altra persona, poi non abiti nella stessa città, quindi insomma è sicuramente complicato, non è semplice, quello poco ma sicuro, però se due persone si vogliono bene io credo che la distanza o qualsiasi altra cosa insomma diventa un muro abbastanza scavalcabile. Quindi io niente, ripeto, auguro il meglio a tutte e due, come ho augurato il meglio a lui nel singolo, alla famiglia, e basta, tutto qua. Senti, su web già mormorano, no? E gridano Campoli sul trono. E io questo ovviamente non potevo non chiedertelo. Ovviamente io ti faccio questa domanda e ti dico, qualora domani, no, venisse questa proposta, ci fosse questa proposta, tu che cosa faresti? Accetteresti, rifiuteresti e perché? No, io, cioè, è una cosa che apprezzo, nel senso, alla fine vuol dire che comunque, questa è una cosa che è successa già 4 anni fa, dopo che comunque uscì fuori la notizia della rottura precedente. È vero. Forse, sì, forse adesso ancora di più, perché credo che, ringraziando Dio, in questo percorso sono riuscito un po' a mettere in luce dei lati del mio carattere che probabilmente 4 anni fa non avevo avuto modo o l'opportunità di uscire fuori. Poi sono passati 4 anni, quindi nel mentre sono maturati anche quelli. Quindi cioè, è una cosa per carità, io apprezzo tutto quello che oggi dicono sul web, che a settembre mi vorrebbero, eccetera, eccetera. Onestamente io, tra virgolette, il problema o il quesito non me lo so nemmeno, cioè non me lo so nemmeno posto, anche perché da qua a settembre mancano 5 mesi, è facile che a settembre magari mi trovate, non lo so, sposato o... Ah, vabbè, Ho io un'attesa del mio primogenito, tutto può succedere, non lo so, però onestamente non ci ho pensato e non mi aspetto niente, perché comunque non ci aspetta niente di diritto, onestamente, però nel caso in cui dovesse arrivare qualche proposta, eventualmente valuterò, cercherò di capire, insomma, tutto qua. A oggi so semplicemente, ecco, come hai detto, sono voci del web, sono richieste della gente. no, ma è O una cosa che qualcuno succede. che magari che dice che si vocifera, ma è una cosa normale, è quello che succede sempre fondamentalmente, ogni volta. Poi devi Con la calcolare scelta comunque, succede sempre. Con chi non viene scelto succede sempre, capito? Ma a maggior ragione se poi sì, una persona è vabbè, amata. diciamo che da programma l'80-90% delle volte è stata un po' una prassi, mettiamola così, però comunque non vuol dire, cioè questo non vuol dire niente, insomma, capito? Cioè, se qualcuno vocifera, non so onestamente sulla base di che, o di che cosa, ripeto, io sono contento, perché come fa piacere se la gente, perché vuol dire comunque mi vuole bene, mi ha lasciato un bel ricordo, e non è quello l'obiettivo primario, ovviamente, però poi nel pentolone uno ci mette tutto, è normale, quindi ecco, questo è quanto. Però non, a oggi onestamente, ripeto, non c'ho né la testa su quello, cose del genere, non ci sto pensando, sto tranquillo. Come ci stavo un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa. Senti, a condividere, diciamo, la situazione, gli attimi di non essere scelti, c'è stata anche Alice, no? Per quanto riguarda il trono di Federico. E tu che pensi di lei? Hai mai avuto, insomma, modo di parlare? Ecco, prenderesti mai un caffè con lei? Te lo domando ovviamente perché anche lei non è stata la scelta. Ma io al momento, cioè onestamente penso che, cioè, al momento non prenderei un caffè proprio con nessuno, cioè Proprio forse giusto con mamma, papà, mio fratello, non ho intenzione di prendere caffè con donne in questo momento, ma perché comunque sono stato, cioè nel senso sono stato 6 mesi insomma
percorso, questa situazione e tutto quanto. Quindi, al momento, a oggi, la cosa della quale sono contento, come ti ho detto, è che sono riuscito un pochettino a rimettere me stesso al centro del mondo. Quindi, io sto là, fermo. Nel momento in cui poi, non lo so, ripeto, io penso che ti può prendere in corpo di una persona pure andando al bar e prendere un caffè da solo, capito? Nel caso in cui dovesse succedere, amen, perché se te prende, da quello purtroppo non puoi scappare. Però io il percorso di Federico l'ho seguito e non l'ho seguito, cioè nel senso non stavo là, vabbè, quindi Eri lì, vedevo che tutto quello che l'ha succedeva, seguito. ovvio, però stavo là, quindi vedevo tutto quello che succedeva. Quindi io il caffè non è che non me lo prenderei con Alice, perché Alice non me lo prenderei proprio in generale con nessun tipo, con nessuna donna a sto momento. Sto per i cavoli miei, non Un voglio momento caffè, un po' aperitivi con particolare. nessuno. Clausura, No, clausura. ma non tanto per una questione, magari per il fatto che insomma c'è stato, preso, non c'è stata la scelta e tutto quanto, quindi sto scombussolato per quello. Non lo so, voglio stare un attimo tranquillo e sereno. Scelta, sono scelte pure Tran queste. sì, voglio stare un attimo tranquillo e sereno per le mie, e poi insomma, quello che sarà sarà, quello che verrà verrà, ma in generale proprio per me stesso. Ok. Quindi, no, ma io Alice penso sia una bravissima ragazza, da quello che posso aver visto, sicuramente molto, molto, molto matura, e niente, questo, che Ok. altro Senti devo Ale, dire? commentiamo un attimo i troni rimanenti, diciamo, di questa edizione. Da un lato abbiamo Nicole che sta portando avanti i percorsi con Christian, Andrea e con Carlo, e poi dall'altra parte abbiamo Luca. Ovviamente ricordiamo, no, che nell'ultima puntata tu gli hai fatto anche lì da persona matura, comunque un in bocca al lupo. E Luca, diciamo, Certo. è stato poi a fare le prime esterne con Alessandra, con Alessia, poi alcune ne ha eliminate, ma diciamo che ha tutto il tempo, tra virgolette, perché comunque entro 2 mesi poi il programma finisce. Quindi, in base a quello che abbiamo visto finora, che cosa pensi di Ma lui? secondo me Luca, la situazione, da che se ne dica, perché comunque inizialmente è stata un po', mettiamo, contestata la presenza di Luca sul trono, perché comunque pensano, no, sai, hai fatto una volta, l'hai fatto 2 volte, poi hai fatto l'altro programma e tutto quanto. Io in realtà invece penso che Luca l'abbia presa nel modo in cui va presa. Lo vedo molto. Cioè, sta su un binario. Come posso spiegare? Cioè, è molto determinato. L'ho visto che non c'ha minimamente voglia di perdere tempo, come vede qualcosa magari in una persona che non gli sconfina, magari quella seconda possibilità se la dà, ma non supera quella seconda possibilità. Cioè, come vede che c'è un qualcosa che gli viene un dubbio, che con Selettivo. quell'altra persona magari potrebbe. Come? No, dico, è molto selettivo, nel senso che se sa che quella Sì, persona no, può ma fa bene, anche perché comunque fare il tempo sembra tanto, ma in realtà poi alla fine, se va a vedere, il tempo a non è maggior tanto per ragione. niente. Ok? Quindi l'ho visto abbastanza inquadrato, lo vedo, cioè vedo che sa quello che vuole, sa quello che vuole, e anche le ragazze che ci sono adesso, non so, ho visto che è una ragazza nuova, non la conosco, però anche le ragazze che ho visto, cioè comunque mi sembra una ragazza abbastanza lontana da quello che potrebbe, insomma, che si poteva pensare, no? Che magari potevano essere i gusti di Luca, Sì, visti aveva dal di ottimo. fuori, soprattutto Alessandra. Però, cioè, come ha iniziato mi piace, ti dico la sinceramente, non me l'aspettavo da Luca, onestamente, lo dico sinceramente. Secondo me, mi auguro, insomma, il posto della ragazza che gli voglio bene, quello sicuramente, con quel discorso iniziale che lui ha fatto, magari un po' di paure che ci poteva avere, perché sai, comunque, uno come Luca, un bel ragazzo, c'ha tanto seguito, come ha detto lui, c'ho un po' paura che magari le persone che vengono possono essere un po' più attirate, no? Da D'altro, quello che potrebbe essere il fatto che io possa essere già un personaggio e tutto quanto. Non ha detto una cosa sbagliata, sono cose che comunque è giusto che uno ci mette in conto, capito? Ma non perché penso ci sia stata magari mancanza di umiltà in quel discorso che ha fatto lui. È giusto che da parte sua ci metta in conto tutto e cerca di capire bene poi la persona che c'è davanti, perché ti ripeto, il tempo non è tanto.
tempo non è tanto. Quindi, come ho visto, come c'ha un minimo dubbio, cerca un attimo di capire subito se è a cosa oppure no. Però secondo me lo porterà avanti nel modo giusto e cioè, lo vedo veramente intenzionato a uscire fuori con una persona alla quale volere più che bene, insomma. Nicole sceglierà Andrea? Che dici su di lei? Ah, Nicole sceglierà Andrea. Onestamente non lo so perché comunque Nicole cioè, davanti c'ha tre ragazzi molto diversi tra di loro. Carlo è entrato bene perché Carlo è entrato molto bene a gamba tesa. Guarda, è un percorso sul quale non sono riuscito a farmi, cioè, non sono riuscito a farmi un'idea. Cioè, se tu mi chiedessi chi gli piace di più, chi gli piace di meno? No, sicuramente Carlo è entrato molto bene, ti dico la sincera verità. È entrato molto molto bene e lei sarebbe resa conto. Però a oggi se tu dovessi dire secondo te Nicole c'ha una preferenza, uno piuttosto che un altro, non saprei che nome farti. Non saprei, a me per dirti che Cristian piace tanto. Vabbè, non tanto per la romanità, ma perché lo vedo molto simile a. Non tanto a me, però cioè, lo vedo molto, capito, molto semplice, molto genuino, quindi su questo punto di vista molto simile a me, sì, forse per quello. Beh, è stata comunque anche poi abbastanza oggetto di critiche, no? Il suo magari approccio iniziale, prima ha baciato Andrea, poi ha baciato Carlo, tant'è che ad esempio Roberta, che è, diciamo, che è quella che è intervenuta più di tutti, attaccandola, ha palesato questa cosa. E da che parte ti sei schierato? Cioè io onestamente quando, non, cioè io vedo l'uomini cioè quando vanno sul trono mi sembra tanti che ci sono stati là sul trono mi sembra che hanno fatto le stesse identiche cose, no? Cioè non mi sembra che qualcuno si è mai tenuto la lingua in mezzo ai denti. Quindi non, cioè, a me se una donna fa la stessa cosa che fa un uomo sinceramente a me non mi scandalizza. Poi ovviamente che è un discorso che io sono un corteggiatore che sto là e giustamente vedo che magari baci tre persone nel giro delle 2 settimane, una settimana, sì, ci può stare che un pochettino, no? Storci un po' la bocca, però senza che ci prendiamo in giro, l'avremmo fatto tutti, anche perché poi personalmente io te lo dico sincero, cioè, te lo dico onestamente, per me il bacio non, cioè, nel senso, tra 2 persone è importante, capito? Cioè io già da quello riesco a percepire, a capire se tra me e te ci potrebbe essere un seguito oppure no. Sicuramente l'ha fatto perché si sentiva, perché c'aveva voglia di baciare la persona che c'aveva davanti e quindi se c'aveva voglia, ha fatto bene a farlo, per carità di Dio. Però, cioè, tutto sto scalpore Tutto io, a me nella non. norma, Sì, ma è giusto, ma cioè, non ho mai capito questa differenza, all'uomo è tutto concesso e alle donne non possono fare niente, capito? certo. Certo, poi è normale, va fatto con un fine ben preciso, capito? Cioè, non, magari evitare di parole o dai baci così, tanto per. Però, nel senso, ecco, io mi arrabbierei più se ci fossero dei gesti fatti così, un po' alla cavolo de cane, che in quel momento possono risultare pure importanti, piuttosto che magari un bacio dato da un'altra persona, capito? Cioè io sono una persona che all'interno di questi percorsi non si è mai troppo arrabbiato per ah, te sei baciato un altro, capito? Cioè io mi sono sempre arrabbiato perché magari di fondo vedevo che ci poteva essere una mancanza di rispetto, una mancanza di coerenza, un'ipotetica presa in giro, un gesto più importante verso l'altro ragazzo piuttosto che verso di me, capito? Poi il bacio magari andava a completare la situazione, però non mi soffermo su quello, capisci? Ok, sì, chiarissimo. Tutto qua. Chiaro. Va bene, Ani, ti ringrazio, è stato un piacere, è stata una bella Abbiamo chiacchierata. finito? Goditi i tuoi mesi di clausura sentimentale. Non mi chiedete di prendere caffè perché non vado con nessuno. No, Lo ma chiedo, non non è. te lo chiedo manco io a sto punto, ti prendo un caffè. No, con te no, con gli uomini sì. Sto Gli uomini scherzando. chiedetemi quello che vi pare, non c'è problema. No, ma ti dico, nel senso, non. Siccome, cioè, te l'ho detto, poi vuoi non vuoi, comunque questi percorsi cioè, psicologicamente, cioè, vabbè, non vuoi ti prendono, no? Stai tutta quanta la settimana a cercare di capire, di pensare a quello che può succedere, non può succedere, quindi io in questo momento è passata una settimana, 10 giorni, no, una settimana oggi, quindi sto un attimo in. No, Stand by. cioè, no, mi sto un attimo.
rilassandomi per tutto quello, sì, per tutto quello che c'è stato, insomma, sti 6 mesi. E poi comunque, io sto tutti i giorni a lavorare, quindi tutti i giorni alle 5 della mattina mi sveglio, torno a casa alle 5, 6 del pomeriggio, quindi non è che sto mai fermo, che non c'ho niente a che pensare. Quindi, vuoi non vuoi, è stata un po' complicata gestire tutta quanta la situazione questi 6 mesi, quindi ecco, non mi voglio prendere caffè con nessuno, Va bene. manco fumasse sigarette sotto casa con nessuno. Va bene. Senti, sono contento Grazie. che dopo 4 anni sono riuscito ad avere una conversazione con te. Sì, ma ce ne avremo, ce ne avremo. Va bene, no, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te. Lo sai che Ti saluto. apprezzo molto quello che fai, sono molto contento come porti avanti le tue passioni, in modo pulito soprattutto, anche perché, diciamo, dentro a Ci quest'ambiente è difficile. proviamo, dai, ci proviamo. No, è per questo che io sono sempre stato abbastanza schivo, soprattutto 4 anni fa, perché purtroppo non sempre tutti sono so puliti, capito? Quindi Già. sono molto sulle mie. Quindi ecco, oggi è successa questa cosa perché te la dovevo e mandavo, insomma, ad averci una chiacchierata con te. Magari potresti essere l'unico ad aver avuto una conversazione riguardante uomini e donne Chissà. Chissà, con me. boh, è un privilegio, eh. Va, Vabbè, dai, fa così, va, va, va. Ti mica tu saluto, dai. Maradona, dai. A Ciao, presto, Chicco, un abbraccio. abbraccio grande, un bacio a Ciao, tutti. ciao, ciao, grazie. Ciao.